Estreitas, vi devo troppo leggere il libro delle sirene. Guardate, ci sono un sacco di farfalle. Questo deve essere un buon segno. Guardate! Anche lì, nelle piante. Che bello, Estreitas, queste sono le farfalle messicane. Eccone un'altra. Lì! Qui ce n'è un'altra ferma! Guardate, ci sono tre farfalle! Che belle! Estreitas, le farfalle sono belle, quindi il destino sarà bello! E infatti ho trovato questo libro! Adesso ve lo leggo. È tutto scritto in spagnolo, ma io ve lo traduco in italiano così capite. Come potete vedere, il libro è antico e rovinato. Va bene, ve lo leggo. Le sirene. La comunità delle sirene ha deciso di cacciarci e allontanarci dal gruppo delle sorelle. Noi siamo sirene. E sempre lo saremo. E ora viviamo senza regole. Adesso passiamo alla seconda pagina. Le sirene ribelli. Questo libro lo dovrei fare vedere a mamma Moni. Sì. Anzi, è meglio di no, perché ho paura che me lo tolga e lo butti da qualche parte. Ma io lo voglio con me. Se trovi questo libro, abbi fiducia nelle sirene ribelli. Sì, io ho fiducia nelle sirene ribelli. E infatti è meglio che mamma Moni non veda questo libro, perché lei vuole rispettare le regole e non vuole stare con le persone ribelli. Quindi non glielo faccio vedere, così lo tengo tutto per me. Siete pronti per vedere che cosa c'è nella prossima pagina? Allora lasciate like, perché questo libro mi può far diventare di nuovo una sirena e io lo spero. 3, 2, 1, giro la pagina. Innanzitutto c'è un disegno di tre code. E poi vi leggo che cosa c'è scritto. Pozione delle sirene. Primo, brocca con acqua pulita. Secondo, acqua sacra del mare, 5 gocce. Estreitas, non ci posso credere, ho trovato una pozione delle sirene. Dovete sapere che io ho perso la mia coda e non sono più una sirena, non so neanche il motivo. Ma adesso sono certa che con questa pozione, che adesso fra poco farò, diventerò di nuovo una sirena. Che bello! E poi, insomma, non è niente di pericoloso. Intanto sono due ingredienti normalissimi, l'acqua pulita e l'acqua del mare. Non c'è niente da preoccuparsi, andrà tutto bene. Sta arrivando mamma Moni, mi devo spostare. Non voglio che veda questo libro. Sofì! Ah, Estreitas! Sto cercando Sofì perché sono un po' preoccupata con questa storia delle sirene, l'ho vista un po' triste e poi è rimasta in spiaggia da sola. Insomma, voglio un po' consolarla. Oh, eccola là! Sofì! Oh, ciao mamma! Oh, Sofì, sei qui finalmente! Sono un po' preoccupata per te. Ma stai pensando ancora alle sirene? Ma no, ma figurati, le sirene, io pensando alle sirene. Ormai è una storia vecchia, dimenticata. Tranquilla. Sofì, vuoi venire a fare una passeggiata con me? Facciamo qualcosa insieme? Ah, scusa, è che adesso voglio rimanere un po' in spiaggia da sola. Stavo cercando le conchiglie. Va bene, Sofì, allora ci vediamo dopo, ok? Sì. Mi raccomando, eh? Allegria! Sì, allegria!
ci vediamo dopo. Sì. Sono una sirena, sirena Betty. Faccio quello che mi va. Fa caldo. La coda mi si sta seccando. Non c'è tempo da perdere, devo subito leggere la pozione e farla, perché mamma Moni può venire da un momento all'altro anche e magari mi trova con il libro e vedendo che sto facendo la pozione non va bene. Quindi aspettate, non riesco ad aprire. Ok, fatto. Allora, continuiamo a leggere. Sangue di squalo, due gocce. Com'è possibile? Dove le trovo? Che paura. Lacrima di orca, una goccia. La orca è molto potente ora che ci penso. Mi sa che è per questo che bisogna mettere una goccia. Comunque. E per ultimo, succo di alghe del mare, tre gocce. Ma che schifo! Questi ultimi ingredienti sono inquietanti. Però c'è scritto di avere fiducia nelle sirene ribelli. E fiducia sia! Adesso vado a cercare gli ingredienti. Saranno da qualche parte. Seguitemi! Ciao Estreitas! La mia vita è la sirena! Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Secondo voi faccio bene a inseguire il mio sogno e a diventare una sirena? Scrivetelo nei commenti. E faccio bene a fare la pozione? Se sì, lasciate like. Bene, ma adesso devo fare la pozione. Allora, devo aprire la pagina, dov'è? Eccola qui. E metto le gocce necessarie. C'è già l'acqua pulita dentro, quindi meglio così. Allora, innanzitutto si inizia con l'acqua sacra del mare, 5 gocce. Beh, sarà questa blu, no? Mare blu, sì, sarà quella. 5 gocce, Sritas. Oh, che emozione, ansia. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Quanto si sta colorando l'acqua! Mamma mia! Mischiamola! Wow! Che forte! Perfetto! Adesso che cosa devo mettere? Il sangue dello squalo! Due gocce! Ah, vabbè, sangue è rosso, quindi sarà questo. Va bene, due gocce, vero? Sì. 1 e 2. Adesso sta diventando scurissima la pozione, guardate. Che bello il colore! È tutto viola! Adoro! Va bene, poi cosa devo mettere?
Lacrima di orca. Devo mettere solamente una goccia, quindi è molto potente. Uno, basta. Vediamo, mischio, se anche sembra che non cambia niente. Ah, si sta cambiando. Non è più quel viola bello. Adesso è tetro. Oh mamma, non so se fidarmi, ma ho fiducia nelle sirene. Succo delle alghe del mare. Tre gocce. Siamo sicuri che non farà schifo questa pozione a berla? Perché ci sono delle cose... bleh. Schifose. Ok. E mischiamo. È uguale a prima. Tetro. Ho un po' di paura, Estrellita, sa dover bere questa cosa. Però io mi fido delle sirene ribelli. La bevo o non la bevo? La bevo o non la bevo? Non lo so, Estrellitas. Va bene, la bevo. No, ho paura, non riesco. Non lo so. Va bene, la bevo perché voglio essere una sirena. E quindi lo devo fare. Niente, non me l'aspettavo. Continua a berla. Spero che funzioni, però ho anche paura. Voglio diventare una sirena. Gira la testa. La testa. Cosa mi è successo? Ho la coda! Ho le unghie color rosa, nero con brillantini e fiocchettini. Una collana viola con delle decorazioni, stelle marine e perle. Un costume viola ad oro. I miei capelli. Ma qui ho delle treccine. E i capelli rosa. Top. Sono una sirena, sirena Betty. Faccio quello che mi va. Dico sì e poi no, dico ok e poi boh, ma mi sto stare, vado al mare. Questa è la mia estate, vado, no, non ci sto, no, non ci sto. Mi sto stare, vado al mare, faccio quello che mi va. Sofì, dove vai?
non mi stressare, vado al mare, non posso più aspettare. Sophie, cosa fai? Gli hai fatti i compiti? Non mi stressare, vado al mare, zero compiti da fare. È fighissimo essere una Betty, ma ancora di più una sirena Betty. Dico sì e poi no, dico ok e poi boom. Ovviamente mamma Moni non lo deve scoprire, perché ultimamente mi sta un po' troppo addosso e io ho bisogno dei miei spazi perché sto crescendo. Fa caldo. La coda mi si sta seccando. Ho bisogno di acqua. Sophie! Sophie, dove sei? Qui non c'è, non la trovo da nessuna parte. Molto meglio. Avevo proprio bisogno di acqua. Il mio habitat naturale. Un besito, due besito, sei il terzo in fondo al mar. Siamo Sophie e Moni, due sirene, puoi chiamarci Las Lunas. Un besito, due besito, sei il terzo in fondo al mar. Siamo Sophie e Moni, due sirene, puoi chiamarci Las Lunas. L'acqua è la mia vita. Il Messico è la mia vita, l'estate è la mia vita, voi siete la mia vita, vi voglio tanto bene, Strigita, cuoricino per voi. Vediamo se la vedo da qui, dal balcone. In spiaggia non c'è. In piscina! Sophie! Sophie! Mi raccomando, non stare troppo in acqua! Dai, vieni su in casa! Sophie! Sophie, mi senti? Non mi sente, mi tocca andare a chiamarla! Scendo! Sophie! È 3 ore che ti sto chiamando! Basta nuotare! Oh, ciao mami! Un vestito per te! E comunque non mi triggerare, qui è tutto a posto. Non mi cosa? Trigger che? Oh no! Tu! Non sarai mica ancora una Betty, spero! No mamma, tranquilla, non sono una Betty. Ah, meno male, per un attimo ho temuto il peggio. Franky Funky, sono solo una sirena, Betty. Molto più fire, vero? Cosa? Ma stai scherzando, spero! Fatti un po' vedere! No, mami, è tutto real! Guarda un po' qui! Sono una sirena, Betty! No! Una sirena Betty! Non ci posso credere! Adesso ti devi subito asciugare e tornare normali prima che lo scopra Papi Eddie! Forza! Mamma, Franky Funky! Adesso mi sto già asciugando, come vedi, e diventerò di nuovo normale. O meglio, mi correggo, una Betty normale. Oh, Sophie, io ti vorrò sempre bene. Da Sophie normale, Sophie Betty o Sirena Betty, quello che sia, tu sarai per sempre mia figlia. Certo che con te non si può mai stare tranquilli. Queste vacanze in Messico sta succedendo di tutto. Ti vivi anche io. Vi vogliamo bene, Strigitas? Oh, ma che
cos'è questo rumore? Il mio cellulare ha fatto un blin. Ma chi è che mi chiama fino in Messico? Cosa? Allerta dengue! Guarda! Nonna Rosy! C'è l'allerta dengue in Messico! Sì, adesso vi spiego, mamma mia! Ma che cos'è? No, mi devo sedere, sediamoci! Sediamoci perché è una cosa grave! Sono un po' preoccupata per questo messaggio. Ma dengue sembra una parola bella. Allerta dengue in tutto il Messico, mami. Mamma mia. È un animale carino. Ma terribile. No, te lo spiega la nonna Rosy. Sì, tesoro. Cos'è? Ti viene la febbre, vomiti, ti fa male la pancia, tutte le ossa. È un'infezione che viene trasmessa dalle zanzare. Sì? Ma non sono le zanzare italiane e messicane, sono giganti. Sono quelle messicane, sono delle Quante zanzare... così? Sono delle zanzare assassine! No, adesso dobbiamo assolutamente sentire il notiziario. Sì. Ma quanto sono grandi? Sono grandi. No, anche piccole, anche quelle piccole sono terribili. Allora, vediamo subito, dobbiamo vedere il telegiornale. Un problema que resulta ser grave en México es el dengue. La alerta por esta enfermedad está encendida en 14 estados. En lo que va del año y hasta el 23 de septiembre se han contado 32.930 casos confirmados de dengue clásico y hemorrágico. De esto se desprenden ya 40 muertos. Eso significa que la incidencia ha aumentado 52% con respecto al mismo periodo de 2020. Interrumpiamo, ragazzi, perché qui le notizie sono troppo brutte. Sì. Allora, spieghiamo in Italia, per chi non parla spagnolo, che cosa hanno detto. Praticamente ci sono delle cifre molto alte di contagio qui in Messico, ma proprio adesso che siamo in vacanza noi. Infatti! E quindi dobbiamo stare attenti, ma qualcuno ci dovrà dire cosa fare. I medici, gli ospedali. Ah sì? Mamma, ma quindi non posso più fare le vacanze, non posso andare in piscina, in mare? Non lo so, adesso dobbiamo sentire altri telegiornali e capire che cosa sta succedendo. Allora, vediamo, guarda, mi stanno apparendo tutte le notizie qui. Sono un milione, tantissime. Sentiamo cosa dice il presidente messicano del Messico. No hay nada extraordinario, que no es algo incontrolable, lo del dengue. Y le voy a pedir al secretario de Salud que les informe. No, vabbè, si sono moltiplicati i casi di dengue. La situazione è molto grave. Praticamente i vari telegiornali, adesso andremo avanti. Nonna Rosy, magari lasciamo stare un attimo Sofì tranquilla, non vorrei che si spaventasse troppo. Tesoro. Sì, guarda, meglio parlarne dopo, perché i bambini non si devono spaventare. In questo caso Sofì. Sì. Non capiscono molto bene e non capiamo neanche noi fino a che punto. Allora, grave. Adesso ci pensiamo noi, Sofì, non ti preoccupare troppo, ok? Il problema è che sono morte già varie persone, sì. L'hanno detto nel telegiornale, perché è un'infezione molto... Cioè, queste zanzare sono molto aggressive, sono come delle assassine succhia sangue. Scusa, non dovremmo spaventarti. Non lo dire. Scusa, amore, no, adesso si mette a piangere, no. Allora, non ti preoccupare, tanto noi adesso staremo attente. Poi, qui... In apparenza ma non dai, ma non c'è niente, Sofì. Ma vedrai che non ci prende il dengue questa brutta. Ma quanto sono grandi? Penso piccole, che piccole, grandi, di tutte le misture. Così? Ci sono anche quelle gigantone. Ma così? Gigantone. Sì, ci sono anche quelle grandi. Ma anche piccole. Comunque, allora, innanzitutto, estreita in ascolto, so che voi ci proteggete. Dateci la forza, iscrivetevi, cliccate la campanella, zlin zlan e spolliciate. Sì, quando voi fate queste azioni di lasciarci like o anche di iscrivervi per chi non si è ancora iscritto,
Voi ci aiutate tantissimo perché ci date proprio una forza, un'energia pazzesca e non ci succederà niente. Noi siamo qua in vacanza, siamo forti, ci sentiamo bene, in salute, non succederà niente. Quindi non c'è da preoccuparsi, anche se qui tutte... Oh, è uscito un altro messaggino, SMS, che dice allerta dengue. Oh oh, niente, non vi preoccupate, c'è scritto che stanno distribuendo dei volantini per tutti i turisti e per tutte le persone qui del Messico per dare delle informazioni in più, perché bisogna stare attenti. Vabbè, che sarà mai, noi siamo qui in vacanza e io direi ignoriamo. Per il momento ignoriamo, e chi se ne frega del dengue, questa infezione messicana che a noi non ce ne frega niente, e cin cin. Dai Sofì, fammi un sorrisetto, dai. Adesso noi siamo attenti, ci spagniamo il... come si chiama? La crema, quella, il repellente, sì, per le zanzare. Sì, funzionerà, sì. Dai. Voi se avete qualche idea ce lo scrivete qua sotto, visto che Sofì ormai si è ammutolita, non parla più perché è un po' tristarella. Un po' tristarella, dai, bevi un po', che ti fa bene. Dai, bevi, glu. Oh, scusate. Vabbè. Poverina! Dai, andiamo a fare una bella passeggiatina, mettiamoci in acqua, che ci divertiamo, dai! Ciao Estreitas! La mia vita da sirena! Direttamente in libreria, oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Non molte, però dopo la... ci sono le onde. Che bello il mare, Frida! Ah! E una cosa! Meno male che il mare non mi ha fatto trasformare in una sirena! Perché ho le gambe in questo momento! E delle volte mi trasformo in una sirena e invece altre no! Meno male che questa volta no, perché c'è mamma Moni. E Frida, neanche io tocco una goccia d'acqua, mi trasformo in una sirena, però solo alcune volte, non sempre, non riesco a controllare i miei poteri. E vi lascio qua di fianco il video precedente, mi hanno addirittura rapita. C'è qualcuno interessato ai miei poteri? Arriva Sofì! Attenta! Ti stai divertendo, Sofì? Sì, che bello! Quello qua viene la zanzara assassina, perché siamo nell'acqua! E adesso farà una bellissima verticale. 3, 2, 1, via! Brava! Sì, Sofì, hai ragione, qui siamo belle tranquille, senza zanzare. Ah, che vita! Oh, l'onda! Volevo dire che vita rilassante, ma... Ah, cos'è quello? Sofì, c'è una zanzara lì, la vedo, vicino a te! Scappate dal mare e Sofì è qui che sta già mangiando. Ci rifocilliamo e speriamo che non sia successo niente con questa zanzara. Ma se le zanzare sono anche qua?
No, ma io ho paura che mi pungano. Non ti preoccupare, per fortuna ti gratti? Forse dal mare, però non lo so. Fammi vedere, sembra che tu non abbia nessuna puntura. Forse te lo sei immaginata, Sofì, che dici? Sì, può essere. Buon appetito, vediamo cosa stai mangiando. Un pesciolone impanato e... con la faccina così. Oh, che carino. E poi le patatine. Allora, buon appetito. E guardate io cosa mi vado a mangiare. Un pesciolone e le patatine. Buon appetito a tutti. E speriamo che queste zanzare ce le siamo solo immaginate in acqua e non ci perseguitino anche qui. Buon appetito! E a voi piace il pesce? Scrivetelo qui sotto. Mi passi un po' di pesce? E le patatine sono tutte mie! Ehi, ehi, giù le mani! Vabbè, scherzavo, però ne ho solo presa una. E comunque mi sono già spruzzata questo. L'antizanzara, hai fatto benissimo, così ci proteggiamo ben bene. Vabbè, adesso non ci pensiamo, dai, buon appetito e mangia tutto, mi raccomando. Non si lascia niente nel piatto, buon appetito. Estritas, allora abbiamo finito di mangiare, quindi già abbiamo la pancia piena. Però intanto mamma Moni è stata chiamata per avere un annuncio molto importante scritto in carta. Vabbè, non ho manco capito, forse del dengue, boh. Però io intanto non finisco di grattarmi, soprattutto qua e qua. Estritas? Ma queste sono per caso due punture? Oh no, non mi avrà punto magari la zanzara killer? No, no, la zanzara killer no, quella che ti passa il dengue. No, no, è impossibile, magari è solo una puntura in un'ape. Sofì, mi hanno dato una comunicazione. Cosa stai facendo? Ah! Un'ape. Ma questa è una puntura enorme. Oh mamma, fammi vedere anche la mano. Dov'è? Mamma mia. Sofì, ma ti hanno punta. La zanzara killer potrebbe essere. Oh no. Quindi potrebbe aver passato il dengue. Sì, guarda Sofì, aspetta, cerca di non gridarti. Resisti, dobbiamo leggere questo comunicato importante. Me l'ha dato la reception dell'hotel. C'è scritto allerta dengue. Guarda Sofì, ci sono i dengue con i sospetti di dengue, poi segnali di allerta e il dengue grave. Cioè praticamente ci sono tutti i sintomi che le persone hanno. Guarda, allerta dengue. La vedi questa? Sofì, è questa la zanzara assassina. Lei? Ma vi rendete conto? Addirittura stanno distribuendo tutti questi volantini alle persone, ai turisti, a tutti gli abitanti del Messico, perché evidentemente hanno paura che non tutti leggano il giornale e non possono rischiare. Sofì, Sofì, come ti senti? Mi brucia tanto. Cosa c'è da dirlo con quella vocina lì? Ti vedo una faccia pallida. Ti senti bene? Sofì? No. Scotti! Ma tu hai la febbre. Vieni, vieni, ti devi svegliare, vieni. C'è scritto qua. Bisogna riposare, vieni, vieni. Oh mamma, ci mancava questo. La nonna Rosy, dopo pranzo, si è andata a riposare in camera, ma adesso la dovrò chiamare perché lei ne capisce bene di queste cose. Il mal di testa. Il mal di testa? Fammi controllare. Mal di testa? Sì, c'è scritto. E poi cosa ti senti, Sofì? Mi fanno male le ossa. Ti fanno male le ossa? Fammi vedere. Hueso cortado? Sì, è proprio quello, mal di ossa. Oh no, poverina. Fammi vedere. Febbre alta, infatti tu Scotti, è la febbre da cavallo di sicuro. Oh no, sta combaciando tutto con questo, con la zanzara assassina.
Cosa c'è? Oh, Sofì, devi vomitare! È corsa di là! È andata in bagno! Ci mancava questa, scusate, adesso torniamo! Mettiti seduta! Ecco! Allora, Estreitas, Sofì è molto debole, non abbiamo neanche fatto il saluto. Allora, ho già chiamato la nonna Rosy, avvisato i dottori dell'hotel, che però purtroppo non ci sono perché sono andati a vedere un altro paziente. E nel frattempo, Sofì, resisti, intanto che aspettiamo facciamo il saluto. Hola, Estreitas! Lo faccio io. Sofì, io sono Moni. E insieme siamo la Lunas, per voi facciamo tutto questo, Estreitas. Ma, e poi cosa dobbiamo dire? Non mi ricordo neanche più come il nostro saluto. Oh mamma. Allora, Sofì si sente molto male, ha rimesso, vuol dire che ha vomitato, scusate se dico queste cose, però sta veramente male, ha queste macchie. E poi anch'io adesso continuo a grattarmi, mi fa... È psicologico, perché vedendo lei che sta male, Sofì, un attimo, sto parlando, vedendo lei che sta male mi sento male pure io. Oh no, è contagioso, o meglio non è contagioso perché la zanzara si vede che appunto anche me, Sofì, mentre eravamo in bagno ci sono le zanzare, il dengue. Oh no, adesso abbiamo il dengue tutte e due. Mi sta facendo male la testa. Adesso viene anche la nonna. Eccola, la nonna sta arrivando. Nonna. Ma, mamma, cosa succede? Cosa succede? Ma come che sta? Sofì sta male, guarda. È stata punta dalla zanzara assassina. No, e poi anche qua. Anche qua. Tira giù le gambe. Tira giù. Guarda, guarda. E anche io. Ma anche tu. Io. Tu come stai, nonna Rosy? Guarda. Tu stai bene? Sì, non è niente, no, fatti vedere. Solo pochino, pochino. No, un po' rosso anche qui. Sì, però non mi sembra una puntura. Sì, sì. Ma io so... Ma cosa succede? Guardate lì. Ma sta malissimo. Ma mamma mia, è andata a vomitare questa tesoro. Sono molto preoccupata, però io ti... una cosa te la dico. Che io vi farò stare bene. Eccomi. Vi farò preparare una magnifica tisana maglia, che è una cannonata. E guarisce tutto. Sofì. Tutto. Anch'io. Adesso vedrete. In più chiamerò la guardia medica. L'ho già chiamata. Oh. Mi sento anch'io tutto il male alle ossa. Mal di testa, scotto. Sì, chiamerò qualcuno. Scotto, sentimi. Oh, tesoro. Oh, ma una peggio dell'altra. Cosa allora, facciamo? Allora, dai. No, io devo preparare da subito. Riposatevi, riposatevi. Vai, vai, vai a preparare. Vado, vado. Lasciateci un like. Ecco la nonna, sta arrivando con delle... Ecco, ecco! Arriva la pozione magica! Grazie. Adesso vedrete che starete meglio, molto meglio, fra un pochino. Lo auguro. Estreitas, non vi preoccupate. Io lo so che loro guariranno. Ci penso io. Io lo so che questa pozione magica è meravigliosa. Dobbiamo fa dare schifo, per un po' di ve tempo. Lo dico. Sì, lo so, è proprio per quello, farà bene, vedrete. Voglio. Dobbiamo berla tutta. Eh sì, tutta, assolutamente tutta. Sofì, tu ce la fai? Tutta. No. Mandateci un like, per chi non lo abbia fatto, nei commenti. Diteci qualcosa, mandate gli auguri a queste care ragazze. Auguri di guarigione.
guarigione, per favore. Auguri di guarigione, sì. Abbiamo bisogno di voi. Molto, molto. E per chi non lo abbia fatto, iscrivetevi al canale. E comunque, vi dico una cosa, le zanzare messicane sono molto più cattive, molto più aggressive di quelle italiane. Fidatevi, non lamentatevi quando vi pungono in Italia, perché qui sono delle killer, assassine. No, ma non sempre. Questo è un anno eccezionale che c'è questa zanzara che trasmette. Ragazzi, proprio quando ci siamo noi qui in vacanza. Sì. Ma c'è tanta gente negli ospedali adesso. Vabbè, sì. Però vedrete. Nonna, dopo di questa possiamo dell'acqua che fa veramente... Sì, però dovete prendere tutta la pozione. Sappi, avvicinati, ce la fai? Tirati su. Meno. Dobbiamo salutare tutti, non ce la facciamo più. Sappi, adesso... dai, resisti, salutiamo tutti, poi dopo ci andiamo a mettere a letto direttamente. A letto. Allora, Estrellitas, grazie di tutto per essere stati con noi oggi. Grazie. Vi vogliamo tanto bene, fai il cuore. Tanto bene, e noi adesso vi salutiamo e vi mandiamo tantissimi besitos. Nonna, manda i besitos più per noi, dai, che non ce la facciamo tanto. Sì, tesoro. E ci vediamo al prossimo video, già guarite, spero. Ciao.